Cari amici, faccio questo video di integrazione dell'ultimo video che ho fatto relativo al fatto se in questo periodo di epidemia di coronavirus sia possibile o meno praticare attività sportiva all'aperto. Faccio questo video perché nel precedente video vi avevo aggiornato relativamente a quanto scritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020. In questo video voglio aggiornarvi su quanto è stato deciso nella regione Friuli Venezia Giulia, quindi quanto dirò adesso in questo video riguarda solamente la regione Friuli Venezia Giulia, quanto è stato predisposto con l'ordinanza contingibile e urgente numero 4 PC, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'ordinanza è uscita il 21 marzo 2020, ne era già uscita una il 19 marzo 2020, ma questa qui la integra e la completa, per cui è da tenere conto attualmente nella regione, lo ripeto, del Friuli Venezia Giulia, di questa ordinanza qui. Adesso vi leggo i punti principali in modo da chiarire una volta per tutte se nella regione Friuli Venezia Giulia sia possibile o no fare allenamento, fare attività fisica all'aperto. Allora, salto le prime due pagine. L'ordinanza si compone di quattro pagine. Io salto le prime due pagine, che sono tutte quelle visto che, tenuto conto che, ritenuto che, rilevato che, eccetera eccetera. Poi torneremo su alcuni di questi visto, ritenuto, tenuto conto. Ordina. Punto numero 1. In attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere all'aperto in luoghi pubblici attività motorie o sportive e passeggiate anche in forma individuale. Punto numero 2. A chiunque presente sul territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l'approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale, e di autocertificare tali necessità nelle forme della stessa prescritte per l'eventuale verifica da parte delle competenti autorità. Nel punti numero 3 e 4 si parla dell'obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali e della chiusura nella giornata di domenica di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi nelle aree di servizio situati lungo le autostrade e a servizio di porti ed interporti. Restano possibili al numero 5 tutti i servizi di consegna a domicilio, anche la domenica. E poi c'è scritto che le presenti disposizioni, questo è il punto 6, le presenti disposizioni sono adottate per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, eccetera, eccetera. L'ordinanza numero 3 del 19 marzo 2020, quella a cui vi avevo accennato prima, cessa i suoi effetti a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ovvero il 21 marzo. Quindi cosa interessa a noi sportivi sapere riguardo a questa ordinanza? Ripeto, sempre nel Friuli Venezia Giulia. Ci interessa il punto numero 1 che dice è fatto divieto di svolgere all'aperto in luoghi pubblici attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale. E questa normativa contiene un chiarimento importante in quelle parti che io ho saltato all'inizio, quelle lì dove c'è scritto ritenuto che, tenuto conto che, dato atto che. Adesso ve ne leggo una perché ho visto che sia in televisione, sia in varie trasmissioni che in post su Facebook che ovunque c'è stato un po' l'equivoco se ritenere l'attività sportiva fosse un'attività necessaria alla salute, perché come vi ho letto nel punto 2 c'è scritto che bisogna che è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità. Se uno ritiene che fare allenamento sia un motivo di salute, come va interpretata questa normativa? Può fare il suo allenamento? Se io dico io devo fare allenamento e vado in giro perché allenarsi fa bene, quindi il mio andare in giro è un motivo di salute, sono giustificato? Adesso vi leggo quello che dice questa normativa alla pagina 3.
Poi vi lascerò il link in descrizione così ve la potete leggere per bene e con calma e quindi capire questo ed altri punti. Io ovviamente non analizzerò tutti i dubbi, analizzerò solo quelli che interessano, che coinvolgono gli sportivi. Ritenuto che l'esercizio dell'attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presenti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio, mediante l'impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall'ordinamento. Quindi questo punto qui dovrebbe togliere ogni dubbio sul fatto che sì, l'allenamento è considerato, come scritto qui, tutela della salute individuale, ma in taluni casi, come in questo periodo di emergenza da Covid-19, è un comportamento contrastante con l'esigenza di una categorica limitazione dell'uscita dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio. Quindi, da come si può, penso anche chiaramente, evincere da questo punto, fare attività sportiva all'aperto entra in contrasto con l'esigenza di una categorica limitazione dell'uscita dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio. Io ho cominciato ad allenarmi sui rulli nel mese di novembre del 2019, adesso a fine marzo, inizio aprile, avrei avuto piacere ad allenarmi di fuori. Purtroppo non lo posso fare e anzi, per mettermi il cuore in pace, ho tolto la bici da strada dal rullo e ho messo la mountain bike. Questo per due motivi. Il primo motivo perché ci sto molto più comodo. Il secondo motivo perché questo, almeno mentalmente, mi dà l'idea di darmi un momento, una calmata, di limitare gli allenamenti, di prenderla con calma. Sono io il primo a non vedere l'ora di andare a fare un giro in bici di fuori. Quindi questa normativa, almeno per il Friuli Venezia Giulia, ripeto, vi lascerò il link in descrizione, credo che spieghi abbastanza bene le cose. Bene, questo video termina qui. Purtroppo non posso dire di essere stato da qualche parte in questo video, ma spero di farlo presto quando finalmente si potrà andare a fare un giro all'aria aperta. Bene, adesso andrò a fare un qualche chilometro sui rulli, quindi anche se non ci sono stato, vi dico lo stesso, Rulli Lucoral è stato qui. Un saluto senza poter uscire da Lucoral.